Accettiamo. Un saluto a tutti gli intervenuti, un ringraziamento al professor Massimo Nicolazzi, poi la sua presentazione la lascio fare a Michele Gaietta, che anche quest'anno è regista di questo corso, che riproponiamo ovviamente ormai da 3 anni, il terzo anno di geopolitica. Diciamo che siamo partiti in termini molto più didattici con la geostoria, poi un po' anche la volontà di rendere qualitativamente più interessanti gli incontri e di estenderli anche come partecipazione un po' l'attualità che ci ha costretto a percorrere queste strade. E siamo comunque ad inaugurare oggi questo corso. Corso che, diciamo, per quanto riguarda l'istituto, è una delle attività in cui crediamo molto. Non facciamo soltanto questo corso su questi temi, ma avremo a breve anche con il coordinamento degli istituti piemontesi in collaborazione con la rete nazionale dell'Istituto Parri un convegno. Il nostro ambasciatore in queste materie è Michele, quindi lui potrà magari poi essere più esaustivo di informazioni su quelle che saranno le prossime attività. E quindi lascio a lui la parola per presentare il corso di quest'anno e il professor Nicolazzi, che ringrazio ancora. A te, Michele. Grazie Enrico, grazie innanzitutto al professore e a tutti coloro che si sono collegati oggi, a cui nuovamente proponiamo un ciclo di riflessioni su alcune tematiche. L'anno scorso abbiamo in qualche modo affrontato un'introduzione rispetto ad approfondire 4 macro aree, avendo il focus un po' più specificamente incentrato sulla dimensione geopolitica, quindi quel luogo in cui si incontrano, no? La dimensione dello spazio con la dimensione del potere. E quindi abbiamo affrontato queste 4 aree, un'area che riguardava un po' le relazioni dell'Atlantico tra Stati Uniti e Unione Europea, un focus invece sull'area medio orientale, un focus sul continente africano. E poi un'ultima conclusione sulla dimensione dell'area asiatica. Quest'anno, quando abbiamo pianificato il corso dell'anno scorso, il conflitto non era ancora scoppiato, il conflitto in Ucraina, che è iniziato il 24 febbraio dell'anno scorso, però, visto che poi il corso è proseguito quando poi il conflitto era già in qualche modo iniziato, ne abbiamo trattato marginalmente in qualche modo, in una dimensione che cercava anche, faceva fatica a fare un minimo di chiarezza su un avvenimento relativamente imprevisto che ha sconvolto diverse dinamiche. Questa è la ragione per cui quest'anno, avendo avuto il tempo in qualche modo di ripensare a questi avvenimenti e ripensare alle ripercussioni che questi avvenimenti hanno avuto e avranno su alcune dinamiche importanti relative agli equilibri internazionali, alle dinamiche internazionali, ma anche a dimensioni più concrete, come il tema di cui parleremo oggi, cioè gli aspetti energetici, che sono poi degli aspetti che determinano, le relazioni, le dinamiche anche di vita molto concreta di ognuno di noi nel quotidiano. Ecco, abbiamo cercato di impostare questa riflessione, con un titolo che è quello che avete visto, ovvero le radici dei cambiamenti, con una riflessione, nel senso ci siamo posti non tanto l'obiettivo di provare a capire cosa di elementi di novità può aver causato lo scoppio della guerra in Ucraina, ma quali dinamiche, quali trend, quali dimensioni che erano già in qualche modo sotto traccia prima del conflitto, quindi che erano in qualche modo identificabili, che erano in qualche modo già oggetto di una riflessione, seppur non così, diciamo così, di dominio pubblico,
ma che con il conflitto vedono, diciamo così, avere, fare un salto di qualità nella capacità di influenzare quelle che sono delle dinamiche future. Questa è stata un po' la scelta, cioè non lasciarsi andare a delle previsioni sugli effetti di cose impreviste, ma andare a ricercare quelle dinamiche che erano già in qualche modo presenti su diversi livelli e capire quale impatto ha avuto questo conflitto su queste dinamiche. Ed è per questo che siamo partiti da questa riflessione energetica, perché, e poi ce ne approfondirà meglio il professor Nicolazzi, su questa dimensione erano già in corso alcuni effetti, alcune dinamiche di, tra virgolette, cambiamento, che possono essere banalmente un po' riassunti in quella transizione energetica più o meno complicata che in qualche modo alcuni governi, soprattutto quelli europei, avevano già cercato di mettere in campo. Proseguiremo poi su una riflessione che condurrò io tra 2 settimane sulla questione della minaccia nucleare, sulla questione che riguarda la dimensione nucleare, che era un elemento centrale nel periodo che aveva riguardato la Guerra Fredda, quindi sostanzialmente fino al 1991, e che poi da quel momento, venuto meno questa dimensione di conflitto diretto tra le due superpotenze occidentali, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, era in qualche modo latente, ma che in realtà vedremo già prima del conflitto, già prima del 22 dell'anno scorso, aveva già in qualche modo l'ordine internazionale legato a questo tema vedersi in qualche modo entrare in difficoltà, e quindi vediamo come la guerra anche su questo tema può aver influenzato. Poi faremo una riflessione di carattere più economico sulla dimensione della globalizzazione, fenomeno che già in qualche modo prima sia della dimensione pandemica che poi dell'effetto del conflitto vedeva delle dinamiche di relativa inversione rispetto a una fase di crescita tout court che si è assistito fino sotto grosso modo al 2015-2016, e quindi questa sarà un'altra dimensione di analisi, quindi di carattere più prettamente economico, che faremo con il professor Rocco Ronza. Poi andremo ad analizzare invece una dimensione di ordine internazionale su come la guerra incide su, quindi, una dimensione delle relazioni internazionali un po' più ampia. Lo faremo con il professor Andrea Locotelli, e come, diciamo, anche questa dimensione avesse già prima del conflitto alcuni elementi di difficoltà, in qualche modo di complessità. Poi abbiamo due invece dimensioni puntuali, tra virgolette. La prima è una prospettiva sulla dimensione indiana, che a mio avviso è in questa fase sottostudiata rispetto al potenziale di prospettiva che l'area e la nazione stessa, il paese stesso, possa giocare, nella logica di questa transizione multipolare che anche qui in qualche modo era in qualche modo già presente prima del conflitto. E concludiamo invece poi con un'ultima riflessione condotta dalla professoressa Mara Morini relativa alle conseguenze del conflitto in Ucraina nelle relazioni, però a questo punto incentrandole sulla dimensione tra Occidente e Russia. Quindi vedete come cerchiamo di racchiudere in questi 5 incontri, uno in più dell'anno scorso, una serie di dinamiche, 6 incontri, uno in più dell'anno scorso, una serie di dinamiche che ci permettono di affrontare questi ipotetici cambiamenti da diversi punti di vista. Oggi partiamo proprio con questa riflessione sulla energia dopo la guerra, con l'intervento del professor Nicolazzi. Ha un curriculum che è riassumibile nel tempo in cui abbiamo a disposizione per questa lezione, per cui io tratteggerò solo alcuni elementi della sua carriera, che inizia in Eni, prosegue in qualche modo in Agip e poi rientra in Eni con un ruolo di direttore dell'area e di responsabile delle nuove iniziative dell'area attività di sviluppo nell'area e commercializzazione e produzione di idrocarburi nell'area della Russia, da centrale Europa dell'Est, quindi un'area che adesso è centrale nella dimensione di analisi anche relativa alle dimensioni europea. Ha poi lavorato per Lukoil, che è la più grande compagnia petrolifera russa, per poi diventare amministratore delegato di Centrex, che sostanzialmente è una società attiva nell'importazione, vendita e trading
di gas naturale ed energia elettrica. Ha poi lavorato per ISPI, ha insegnato alla LUISS, attualmente insegna all'Università di Torino, Economia delle Fonti Energetiche, è comunque presente, insomma, è un esperto ormai, con ormai 40 anni di carriera nel settore, quindi è autore di molte autori di saggi e articoli, ed è quindi la persona più adatta, in qualche modo, a mio avviso, per questa duplice caratteristica, che è quella di essere un esperto che ha lavorato nel settore e uno studioso che ha ampliato questa dimensione, questa capacità di analisi in un contesto più ampio. Quindi noi partiamo con un tema molto, molto più generale, che è l'impatto della guerra sulla dimensione energetica. Lascerei la parola al professor Nicolazzi, facendo solo una piccola riflessione personale su un fatto che credo possa anche aiutarci in qualche modo a iniziare a ragionare su questo tema. Io mi ricordo nel settembre-ottobre di quest'anno come si facesse riferimento alla necessità di razionalizzare in qualche modo le spese, la difficoltà di assicurare anche servizi fondamentali come l'illuminazione pubblica nell'inverno che sarebbe avvenuto, che sarebbe iniziato, ovvero quello che tuttora è in corso. L'altro giorno, andando per Torino, mi sono imbattuto in un grosso Luna Park alle porte della città, che ha ovviamente un consumo di elettricità e di energia notevole. Quindi questo vuol dire che, diciamo così, sono avvenuti dei fatti tra queste dimensioni, e credo che a distanza di un po' di tempo il professor Nicolazzi sia la persona più adatta per metterci di, come si dice, mettere insieme i puntini, cercare di dare una dimensione di continuità a una serie di informazioni che, quando riguarda anche una questione come quella che abbiamo di fronte, dove l'energia è parte in qualche modo del conflitto, che riguarda anche questa dimensione, ha a che fare anche una serie di dimensioni che hanno a che fare con la dimensione anche politica, che quindi rendono difficile in qualche modo orientarsi. Quindi io do la parola al professor Nicolazzi per questa prima riflessione, e poi se ci sono degli interventi, come al solito, delle domande, siamo a disposizione. Qui l'opportunità è quella anche di dialogare con persone come il professor Nicolazzi, esperti del settore, che credo rappresenti un modo per riuscire anche a portare un contributo e a capire, diciamo, delle dinamiche che possono essere delle curiosità e delle questioni che si vogliono approfondire. Quindi io vi ringrazio ancora della presenza e do la parola al professor Nicolazzi. Buonasera, io anzitutto ringrazio per l'invito, che mi ha reso particolarmente lieto. E ringrazio anche per l'introduzione, dalla quale avrete scoperto che, oltre che professionalmente, sono anche anagraficamente fossile ormai. Non sapendo bene come strutturare questo mio intervento, ho cercato di farlo idealmente in due tempi. Noi alla Russia, l'Europa e la Russia, un viaggio sull'andamento dei prezzi. Ho usato il gas come testimone, e in un tentativo anche di spiegazione dell'andamento dei prezzi, e un tentativo di, in qualche modo, indicare le direzioni di marcia, non che abbiamo scelto, ma a cui questa situazione in qualche modo sta rischiando di costringerci. Parte prima. Non so a voi, a me più o meno un anno fa, mancano 20 giorni, è cambiato il mondo. Io sono a 68 anni, che anche grazie a un nonno che aveva perso un occhio nella prima guerra mondiale e a un papà partigiano, non mi era mai capitato di svegliarmi al mattino, guardarmi allo specchio e contemplare la possibilità di una nuova guerra mondiale europea. Per 68 anni lo specchio non mi ha rimandato né questa immagine né questa possibilità. Il 24 febbraio dell'anno scorso, da questo punto di vista, il mondo mi era cambiato. C'è stata
l'invasione dell'Ucraina. Rispetto all'invasione dell'Ucraina, in realtà noi potevamo avere, almeno sulla carta, tre diverse possibilità di comportamento. Una era quella di scendere in guerra in difesa dell'Ucraina, l'altra era rieditare quello che avevamo già fatto nel 2015, cioè attestarci sul piano della sanzione economica. Poi c'era anche la terza, che era il laissez-faire, magari in qualche modo rivestita d'altro, no? Invochiamo il diritto internazionale. E io raramente ho visto Curti condannare dirigenti di Stato prima che perdessero la guerra. E ho raramente visto il diritto internazionale funzionare in maniera preventiva. Era un modo di dire non facciamo nulla. Il dire se disarmiamo siamo più forti al negoziato, come qualcuno ha detto. Io avevo reagito con una battuta dicendo così in pratica la Russia dice lascio perdere l'Ucraina ma prendo direttamente voi visto che vi siete disarmati, no? Eccetera, eccetera, eccetera. C'erano e ci sono ancora una serie di camuffamenti del nulla fare. Poi ovviamente ci sono anche storie che hanno in qualche modo bisogno di un approfondimento e di una comprensione. Ce lo siamo dimenticati nelle ultime settimane, però è vero che c'era una volta un signore che si chiamava Stepan Bandera, che era nazista e pluriaguzzino, di cui in Ucraina qualche anno fa hanno costruito una statua e ne hanno fatto un eroe nazionale. Però ogni tanto dovremmo riflettere sul fatto che nell'altro secolo si è verniciata di politica quella che era in realtà alla radice un conflitto etnico. Io non credo che i serbi, parlo nel periodo tra le due guerre, io non credo che i serbi si siano fatti comunisti leggendo i Gundrisse e neanche che i croati si siano fatti fascisti leggendo Julius Evola. A parti ribaltate si sarebbero ribaltati politicamente. Se voi andate a leggervi un meraviglioso romanzo di Bulgakov che è La Guardia Bianca, che io ho riesumato l'anno scorso, l'ucraino per il russo non esiste, è qualcosa di minore, sono i contadini che parlano in dialetto. Sì? Chiudiamo tutti i microfoni, sennò... Ok. E quindi lasciamo la storia alla storia. Il presente che ci interessa nasce da un'invasione. Nasce, e qui è l'incredibile, nasce da un paese che pratica politica estera e politica di potenza conforme come l'occupazione territoriale con le quali in Europa credevamo di avere fatto i conti per sempre con la fine della Seconda Guerra Mondiale. E adesso riscopriamo che abbiamo ancora, che ci gira quasi per casa, qualcuno che concepisce la politica come la si concepiva all'inizio dell'altro secolo e come non la si dovrebbe più concepire all'inizio di questo. Abbiamo deciso la sanzione economica.
Solo che, attenzione, sanzione economica vuole dire che alla fine siamo un po' più poveri tutti. Non è mai gratis. Vi è stato detto in introduzione che avrete una giornata sulla globalizzazione. Globalizzazione vuole dire una catena del valore che in qualche modo si diffonde ovunque nel mondo per dar luogo al prodotto finale. Se voi prendete adesso in mano un telefonino, c'è dentro roba che viene da 38 paesi diversi. Questa è la catena del valore ai tempi della globalizzazione. Se tu sanzioni qualcuno, lo stai in qualche modo escludendo dal processo globale, almeno per quanto ti concerne. Per cui la conseguenza diretta di questo è che viene meno il passaggio da lui a te e da te a lui nella catena del valore. Voi mi potete dire, con la Russia ce lo potevamo permettere, insomma, perché la Russia era tributaria del 15% del suo interscambio con l'Unione Europea e noi suoi solo per l'1,35. In fondo ci perdevamo poco. Sì, con due problemini. Problemino numero uno è che per escludere dalla globalizzazione devi costruire un recinto. E noi non abbiamo costruito un recinto, abbiamo costruito un muro. Dall'altra parte, cioè verso la Cina, non c'è niente. L'analisi dell'interscambio forse si dimenticava l'Asia. La seconda è che noi perdiamo solo l'1,35 dell'export e loro tendenzialmente il 15, ma quel 15 è tutta energia. O produzioni energivore, di cui noi abbiamo bisogno nella nostra catena del valore domestico. Vediamole un po' tutte e due. Allora, la Cina la trovo francamente un falso problema. Nel senso che per spingere la Russia in braccio ai cinesi non erano necessarie le sanzioni, bastava la decarbonizzazione. La Russia io la definisco sempre un paese in via di sviluppo, nel senso che non riesce a evolvere e a liberarsi dalla dipendenza dalla rendita dell'esportazione di minerali o di prodotti dell'industria pesante. E noi, da quando abbiamo cominciato a dipingerci di verde, continuando ad acquistare sempre più gas dalla Russia, però non cessavamo di ripeterle che nostra massima ambizione era di cessare presto di essere suo cliente. Nel contempo la Cina annunciava un più che raddoppio. Noi abbiamo annunciato dal programma europeo un dimezzamento dei nostri consumi di gas per l'inizio del prossimo decennio. Poi non so se ci arriveremo o meno. La Cina ha annunciato un più che raddoppio dei suoi, anche senza guerra, dove investiva in tubi la Russia e aveva già cominciato. Tante volte parliamo di geopolitica, ma la preservazione della rendita è uno dei motori della geopolitica e della politica. Di fatto, rispetto a ciò che lo manteneva vivo, il budget federale russo, pensate, welfare, investimenti, da un anno abbiamo scoperto anche spese per armamenti. Il 70% del budget federale russo è da revenues dovute all'esportazione di fossili, in primis petrolio e gas. E quindi, vi ripeto, non sono particolarmente preoccupato della vicenda cinese, nel senso che così avrebbe proceduto l'abbraccio anche per cause naturali e senza la ferita in mezzo, magari più immediato, più dolce, no? Poi vedremo.
E comunque non è un abbraccio immediato, perché l'energia è una di quelle cose che più vi toglie dalla testa l'idea che possano esistere le bacchette magiche. Perché l'energia è investimento di lungo periodo ed è forte necessità infrastrutturale. E su questo tra un attimo torno, ma solo per dirvi che quello che mandava in Europa fino a 2 anni fa la Russia, tra 10 anni non sarà ancora in grado di mandarla in Cina, per mancanza tra 10 anni di tubi ancora adeguati allo scopo. Veniamo all'altro corno, che è quello per cui siamo qui e che è quello che probabilmente vi interessa di più. Cioè, andiamo a vederci un attimo il dettaglio della partita energetica. Perché se le sanzioni non toccano neanche l'energia, non sono sanzioni. Gli tagliamo tutto, meno ciò di cui lui si abbevera per mantenersi e per crescere. Non funziona così. Diventa parola in libertà. Vediamolo un po' pezzo per pezzo. Allora, di carbone non vi parlo. Ce ne mandavamo 2 treni di qui e 2 treni di là, ce n'è pieno al mondo, lo si piglia da altrove. Difatti è stata la prima sanzione che abbiamo sanzionato, perché essenzialmente non costava niente a nessuno. Sanzione petrolio. Voi avete visto, avete saputo che è partita il 5 dicembre, i prezzi non hanno fatto un plissé. Ma come? Abbiamo messo l'embargo, pigliavamo il 20% da loro, i prezzi non vanno in cielo? Un economista americano dell'altro secolo, che si chiamava Adelman, ha scritto una volta che the oil market like the ocean is a great pool. Il mercato del petrolio è come l'oceano, un grande invaso. E il petrolio viaggia via nave. Le navi le puoi mandare dove vuoi. Qualche volta puoi perfino nascondere sia provenienza che destinazione. Leggete sui giornali di black swaps, cioè di carichi che vengono cambiati offshore, travasati da una petroliera all'altra per cambiargli in qualche modo nazionalità e provenienza. Leggete tutte queste cose. Il petrolio si muove e quindi prima o poi, magari più poi che prima, il mercato si riequilibra. Il russo adesso si sta facendo la flotta clandestina. Che cos'è la sanzione che abbiamo preso contro la Russia? Ormai il nuovo gioco in città è che qualunque cosa si faccia si chiama price cap, che è quella cosa di cui tutti parlano, nessuno sa che cosa sia, in qualche caso proprio non funziona e in qualche altro proprio non esiste. Nel caso del petrolio non esiste, nel senso che in realtà il contenuto della prescrizione si risolve nell'impedire ai fornitori di servizi dei paesi aderenti, essenzialmente i gestori di flotte petroliere e gli assicuratori, di fornire i loro servizi a carichi di petrolio russo che non sia venduto entro i limiti del price cap. Detta così sembra particolarmente elaborata, ma vuole semplicemente dire che il russo, per non ricorrere ai servigi dell'armatore greco, deve lentamente farsi una flotta sua. Perché nessuno gli impedisce, nessuno impedisce col price cap all'India o alla Cina di comprare al prezzo che vogliono. E soprattutto di comprare petrolio russo.
dovrà farsi accettare dai cinesi e dagli indiani le assicurazioni sue, ci sta già riuscendo. E poi dovrà, e quella è la sanzione più dura, e la cosa da cui è più difficile uscire, dovrà in qualche modo cercare di fare transazioni in valuta diversa dal dollaro. Perché quello che veramente può paralizzarlo è il fatto che l'intero sistema bancario occidentale, nel dubbio, non dia credito e non faccia transazioni in dollari con soggetti russi. Voi avete sentito parlare della raffineria di Priolo, suppongo, del fatto che adesso è arrivato un cipriota con cognome russo spalleggiato da un grande broker che l'ha comprata da Lukoil. Priolo, prima delle sanzioni, quando erano uscite solo le sanzioni finanziarie, Priolo era di proprietà di Lukoil, che non era in nulla sanzionata, la raffineria non era in nulla sanzionata. La raffineria raffinava mediamente un 20% di petrolio russo sul totale raffinato. Ad aprile dell'anno scorso è passata a 100% di petrolio russo perché non poteva avere credito. Nessuna banca le staccava le lettere di credito necessarie a comprare i carichi. Per cui poteva solo farseli venire da un circuito che non transitava dal dollaro. Il 5 febbraio scatta l'embargo sui prodotti raffinati. Quello rischia di essere un po' più sanguinolento di quello sul greggio, perché noi abbiamo un sistema di raffinazione che non è autosufficiente nella raffinazione di diesel e di fuel oil, quello che si usa sulle navi, e che era fortemente importatore. L'Europa importava dalla Russia un 10% dei suoi consumi di diesel. Lì la spinta in su al prezzo può in qualche modo arrivare, e parlando di steccati in parte la ripaghiamo noi, perché i motori diesel sono ancora il cavallo da tiro del nostro progresso economico. E quindi parliamo di un prodotto che in termini di catena di valore va poi a scaricare il suo prezzo su dei prodotti finali, rendendoli più cari. Però è un rischio ancora calcolabile. Sul gas, adesso vi do i numeri. Noi sul gas importavamo fino al 2021 in Europa 130 miliardi di metri cubi di gas russo via tubo, che erano grosso modo pari a quasi il 30% dei nostri consumi in Europa. Non se ne accorge nessuno, ma tuttora, e anzi stanno aumentando, importiamo 23-24 miliardi di metri cubi di gas liquefatto russo, quello che gira per navi. Non l'avete letto quasi da nessuna parte, però dato che il gas ci serve, quello continuiamo a prenderlo. Ecco, dal gas russo eravamo talmente dipendenti che se ci pensate per un attimo, il gas non è mai stato sanzionato. Oggi dall'Ucraina, con tutto quello che succede sopra, continua a uscire il gas russo attraverso il gasdotto ucraino. Continua ad arrivare in Europa e continua ad arrivare in Italia. Tutto il gas che è venuto meno non è venuto meno a seguito di un comportamento sanzionatorio dell'una o dell'altra parte. È venuto
tecnicamente meno, perché sono diventate impraticabili le infrastrutture. I tubi che andavano in Germania sono saltati per aria, per cui oggi la Germania è a dimensione zero in termini di possibilità di importazione netta. Metà del tubo che arriva fino a Tarvisio è in zona bellica, per cui non può essere utilizzato perché la stazione di compressione non può essere usata. Cioè, se ci pensate, per paradosso, stiamo azzerando le importazioni di gas russo per eventi traumatici, deflagrazioni, esplosioni, e non in ragione o in virtù di sanzione. Perché qui andiamo ad una situazione di maggiore complessità. Ci facciamo il viaggio nel gas attraverso il prezzo, ma prima di fare il viaggio del gas attraverso il prezzo, raccontiamoci una piccola premessa. La piccola premessa è che il gas può viaggiare sia via tubo che via nave. Il gas che viaggia via tubo ha naturalisticamente un vincolo di destinazione, va dove lo porta il tubo. Il tubo girevole non l'hanno ancora brevettato, quindi può andare solo lì. Il tubo che viaggia via nave va dove lo porta il prezzo, cioè dove lo pagano di più. E quindi il tubo che viaggia via nave in qualche modo introduce, eliminando il vincolo di destinazione, una mobilità che dal punto di vista delle destinazioni e dei meccanismi di prezzo lo rende parente del petrolio. Ulteriore passaggio prima di andare a fare la storia dei prezzi. Anticipo una tendenza, poi se volete ne discutiamo, perché mi piacerebbe ci fosse, finisse in chiacchierata questa giornata. Noi, causa invasione dell'Ucraina, abbiamo sovrapposto al tema della decarbonizzazione il tema della derussificazione dei nostri combustibili fossili. Le due cose non sono coincidenti. Non riesco a costruire, ma neanche nei prossimi 8 anni, abbastanza pale e pannelli solari per sostituire il gas russo di botto, ammesso e non concesso che abbia imparato come accumulare l'energia elettrica prodotta in eccesso. E quindi, in buonissima parte, posso solo sostituire il gas russo con altro gas. In che contraddizione vado ad infilarmi, soprattutto dal punto di vista europeo? Allora, l'altro gas non può che arrivarci prevalentemente in via nave, cioè come gas da rigassificare qui. Liquefatto dove lo producono e qui rigassificato. Perché può arrivare solo via nave? Perché per fare un tubo nuovo ci vuole tanto di quel tempo che alla fine non ci serve più quando lo inauguriamo, non so come dire, no? C'è pure questo rischio. Però anche importando via nave abbiamo bisogno di infrastrutture. Liquefattori dove si produce, rigassificatori di qui. In Italia possiamo anche riempire il tubo, nel senso che in quello algerino c'era ancora spazio, forse aumenteremo lo spazio anche della zero, però il 70% della sostituzione è questa roba qui, arriva per me. E quindi dobbiamo costruire dei rigassificatori. Sapete qual è il piccolo problema? Il piccolo problema è che per previsione generale
la crisi derivante dalla derussificazione, cioè un mercato sbilanciato con più domanda che offerta, più richiesta che produzione, è una cosa che va a riequilibrarsi nel giro di 2 o 3 anni. L'obiettivo del dimezzamento del gas nel giro di 7, 8, 9 anni, Bruxelles lo tiene molto fermo. Io ho bisogno di infrastrutture nuove, ma queste infrastrutture rischiano di diventare obsolete prima che io abbia finito di ammortizzarle. Perché siano tubi o siano rigassificatori, hanno bisogno di una vita utile. Facciamo di 10-15 anni a spanne manazza, qualche volta anche di più. E allora voi capite che l'unico modo per finanziare una struttura che rischia di chiudere prima di avere recuperato capitale investito e un po' di rendita sul capitale, lì sì è la formula magica, ci vuole sostegno statale. I tedeschi stanno costruendo, hanno già installato 3 rigassificatori, gli olandesi 2, con ampia garanzia dello Stato sul ritorno sull'investimento. In Italia abbiamo mandato avanti Snam Rete Gas. La contraddizione in qualche modo è sanabile solo con forme di sostegno pubblico che garantiscano il ritorno del capitale investito. Spero di non avervi soffocato con questa parte. Mi potete mandare la slide col prezzo del gas, per cortesia? Perfetto. Ricorda Battisti le discese antiche e le risalite in qualche modo, no? Da un qualche punto di vista. Ma allora, vi è stato anticipata da Gaetta una cosa che è vera sia dal punto di vista energia, sia dal punto di vista più generale. E cioè, questa guerra, più che causa, è stato un acceleratore. Guardate questo grafico dei prezzi. 2 anni fa il metano all'ingrosso, questo è il famigerato, sono le quotazioni al famigerato TTF, il title transfer operato da ICE, che è quello, così finiamo con le premesse, che è quello che ha determinato il prezzo del gas in generale. La maggior parte del gas che importavamo fino all'anno scorso lo importavamo con contratti via tubo e di lungo periodo. Se io faccio un contratto di lungo periodo, ho un problema di indicizzazione del prezzo. Una volta i contratti di lungo periodo erano indicizzati su prodotti con l'andamento di prodotti petroliferi, da qualche anno i contratti sono stati rinegoziati e adesso hanno prevalentemente un'indicizzazione gas to gas, che vuol dire che il contratto per fornitura di gas di lungo periodo è indicizzato in funzione del prezzo degli hub, cioè di questo. Questo è l'andamento di spot and futures all'hub, ma è anche l'andamento dell'indicizzazione dei contratti di lungo periodo. I contratti russi erano tutti indicizzati così, grosso modo. Qui in realtà chi faceva il prezzo era lo sporadico carico americano che arrivava in Olanda attraverso l'indicizzazione, e il russo il prezzo lo prendeva, non è che lo facesse.
Le anomalie. 2 anni fa vi svegliavate con sta roba che costava 18-20 euro megawattora. In estate del 21 comincia a risalire. Il 20 dicembre del 21 la guerra comincia il 24 febbraio. Il 20 dicembre del 2021 arriva dalle parti dei 130 euro per megawattora dopo essere partito all'inizio dell'anno 18. In parole povere, eravamo già in pieno mercato corto, non c'era in giro abbastanza offerta per soddisfare la domanda. E questo perché? È perché siamo globali, gli eventi si concatenano. Tenete presente che voi potete fare elettricità praticamente con qualunque cosa. Se volevate risparmiare per Natale, attaccavate una dinamo a una bicicletta, ci pedalavate e illuminavate l'albero. No? Non c'è praticamente nulla con cui noi non possiamo generare elettricità. Fossili, rinnovabili. E storicamente l'importanza del gas nella generazione ha fatto sì, ma non entro qui nel tecnico, che l'andamento dei prezzi elettrici fosse funzione praticamente fotocopia dei prezzi del gas. L'assassino è qui. L'elettricità nel sistema del prezzo marginale segue questa roba. Nel mondo global, tra tante fonti, devi comunque soddisfare la domanda. E allora, nell'estate del 21, ne parlavamo prima che si cominciasse, precipitazioni tendenti allo zero in Brasile. Il Brasile è fortissimamente dipendente dall'idroelettrico. Le dighe sono semivuote. Come si rimedia? E importando più gas. Mare del Nord. Le pale quasi non giravano. Una perdita di generazione rispetto alle previsioni mostruose. Con che cosa lo sostituisco? Con più gas. Il cinese che dopo il Covid si era rimesso a fare il cinese più di prima e aumentava le importazioni con volumi semistratosferici. Lo stato delle linee che era così così perché uscivamo dal Covid e la manutenzione in periodo di Covid aveva lasciato un po' a desiderare. Per cui ogni tanto c'erano dei problemi di capacità di utilizzo delle infrastrutture per necessità di manutenzioni straordinarie. Il russo, che seppure giocato la sua partita, ha venduto solo sul lungo e non sul breve e ha lasciato vuoti gli stoccaggi, però sta di fatto che 2 mesi prima della guerra il gas costava il doppio di quello che sta costando oggi. Ho cercato di spiegarvi che, e vedrò di farlo anche nel prosieguo, che ogni tanto per cercare di capire cosa succede basta guardare i fondamentali, cioè domanda offerta. E che speculazione è quella roba che usa la politica per buttare la palla in tribuna quando non è in grado di intervenire su delle anomalie di mercato. E difatti, se voi seguite quel grafico dopo il primo picco, vi accorgete che il 24 febbraio sul fronte dei prezzi non succede quasi niente. Cosa pensavano tutti gli operatori? Finisce come nel 2015. Sopra c'è l'inferno, ma sotto il fiume azzurro scorre Pacifico.
Nel 2015 questo è quello che è successo. Non abbiamo perso un metro cubo. Il russo mandava le truppe in Ucraina, però pagava il conto del trasporto all'ucraino. L'ucraino era una delle sue maggiori forme di incasso. Noi ci scaldavamo, nel mondo di sopra ci si scanna, nel mondo di sotto il gas scorre lieto e felice. E dopodiché, illuminatamente a Bruxelles comincia la politica dell'annuncio. Dovremmo intervenire, stiamo preparandoci a fare entro 6 mesi a meno del gas russo. Il russo dice non provateci neanche, se no chiudo io. E in realtà nessuno fa niente, ma dato che il mercato sconta l'annuncio ci facciamo 2 picchi di nuovo a marzo. Poi seghettato si tranquillizza e poi a luglio comincia l'ascensione al cielo. Il 25 agosto arriva vicino a 350 euro per megawattora. Se la guerra cambia idee e prospettive, se un mio studente fosse venuto a dirmi che ad agosto di regola, che ad agosto il gas ha il prezzo di picco e costa ad agosto più che a febbraio, non lo facevo tornare neanche all'appello dopo. Perché ovviamente il gas ha tetti di prezzo d'inverno quando ha anche i tetti di consumo. L'estate serve a stoccarlo a un prezzo inferiore. E avevamo gli stoccaggi tendenzialmente deserti e siamo andati in giro per il mondo, i tedeschi, noi, altri, con il libretto degli assegni in mano a dire ai fornitori metti tu il prezzo. È stata un meraviglioso coordinamento europeo in cui ciascuno si faceva gli affaracci suoi e ci facevamo caccia fino all'ultimo metro cubo. E tenete presente però che il mercato era corto, per cui noi abbiamo stoccato whatever it takes, ma quest'inverno in Bangladesh e in Pakistan non si scaldano. Perché loro erano abituati ad approvvigionarsi spot, ma non sono riusciti a comprare. I loro fornitori hanno girato le gasiere verso l'Europa. Per la prima volta nel 2000, già a dicembre 2021, per la prima volta il gas è venuto a costare in Europa più che in Asia. E a volte sensibilmente di più. Dopodiché è partita una discesa quasi più ripida della risalita. Speculazione. Provo a darvi una spiegazione alternativa. Uno, abbiamo talmente riempito gli stoccaggi che a ottobre qualcuno dall'Italia ha riesportato. Noi quest'anno scopriremo di avere esportato verso l'Europa centrale un 4 miliardi di metri cubi. Tenete presente che ne consumiamo 68, per cui 4 miliardi cominciano ad essere qualcosa. In alcuni giorni di ottobre, i mercati come il TTF sono mercati orari, come aggiudicazione di futures e di lotti. In alcune sessioni di ottobre il gas è andato via a prezzo negativo, cioè qualcuno pagava quello che glielo ritirava. Questo era 2 mesi dopo che aveva toccato i 350. Dopodiché
abbiamo fatto il bagno fino a novembre, cioè abbiamo avuto, ricordatevi che c'è una correlazione fortissima tra termica e consumi di gas. Dopo aver riempito tutto il riempibile, ci sono venuti giù i consumi di più del 20%. 25% il domestico, perché abbiamo acceso tardi e poco. Più di 20% il termoelettrico, cioè meno generazione elettrica. E quasi il 20% in meno di uso industriale diretto. E quella è autodistruzione di domanda. Sono in buona parte rappresentativi di cassa integrazione e posti di lavoro in meno dovuti al fatto che i prezzi di picco dei produttori sono andati fuori mercato. Quindi guardiamo i fondamentali. Ritorno alle direzioni per il domani. Possiamo togliere la slide. E per quelli che ancora sopravvivono, tento qualche considerazione provvisoria di chiusura, andando di più sul geopolitico. Qualche conseguenza e qualche insegnamento di questa crisi, ma quello forte è che è ora che mettiamo mano all'Europa, perché così non può funzionare. Credo che sia tempo di essere europei, voglia dire ripensare alle istituzioni europee e a forme effettive di coordinamento degli Stati membri. Sul gas siamo andati a ciascuno per sé e Dio si spera per tutti. Ho l'impressione che anche con il Green Industrial Deal stiamo prendendo provvedimenti che aiutano gli stati con maggiore capienza finanziaria. Ogni riferimento alla Germania è puramente casuale. Nel nostro piccolo, un po' dei prezzi dell'anno scorso dipenderà dal fatto che non ci facciamo concorrenza tra noi per riempire gli stoccaggi e riusciamo a muovere nella direzione di un'infrastruttura comune. Secondo fenomeno, questo secondo me ancora più importante e da valutare, e che sento con piacere essere poi oggetto di un vostro futuro incontro. Anche qui stiamo parlando di qualcosa che la guerra ha accelerato, ha moltiplicato, non di un qualcosa che la guerra ha creato. Stiamo introducendo elementi sempre maggiori di protezionismo nei rapporti economici tra stati e tra entità. Niente di nuovo sotto il sole, quando la coperta è corta va sempre così. Alla fine dell'Ottocento l'Europa era una grande zona di libero scambio, alla prima crisi economica, triplo muro per tutti. Però questa è un'ondata che cerca di ridefinire dei ruoli. È un pezzo della competition tra Stati Uniti e Cina. Io credo che questo oggi possa contribuire ad accelerare il declino dell'Europa. Credo che questi nuovi protezionismi c'erano
rappresentanti politici americani che giravano l'Europa nei giorni scorsi all'urlo di bravi industriali delocalizzati in America se siete green, che entrate nella catena del valore protetta dall'Anti-Inflation Act. A cui mi sembra che l'Europa, io fossi stato al posto dell'Europa, avrei detto scusa, invece di dire beni prodotti in America, perché non dici beni prodotti in America e in Europa così? Non ci abbiamo neanche provato. Non ho detto che ci avrebbero detto di sì. Non ho detto che ci avrebbero detto di sì. Dico solo che questa crisi ha ulteriormente aggravato la spinta e dico solo che questa crisi, e non prendetelo come un giudizio di valore, la mia vuole essere una constatazione. Non si possono fare le infrastrutture per derussificare senza aiuto statale, ma non si può neanche decarbonizzare in tempi utili senza sostegno statale. Se lo lasciate a capitale privato di rischio, non si muove nulla. Capitale privato di rischio va sulle start-up, sull'innovazione, su queste cose. No? E questo che cosa significa? Significa anzitutto il ripensamento dell'Europa di cui vi facevo cenno prima, perché se noi andiamo a sostegno statale per stati nazionali, arrivederci a tutti quanti e arriva la moltiplicazione delle distanze. La seconda è che siamo entrati nella fase storica, ripeto, non è un giudizio di valore il mio, in cui chi ce l'ha sul comodino è meglio che rimetta Milton Friedman in cantina e ritiri fuori Keynes, che forse è tempo di riesumarlo e di cercare di capire come il sostegno statale possa avere un misurabile effetto moltiplicatore. Io vi ringrazio per la pazienza e per adesso, sperando di aver messo un po' di carne al fuoco, mi fermo qui. Ma io, innanzitutto la ringrazio per questo percorso che tocca alcune dinamiche che a mio avviso sono cruciali, nel senso che il mondo energetico, come ci ricordava, pur con delle differenze relative a alcuni vincoli infrastrutturali che sono più presenti nell'ambito gas e meno presenti in quello degli idrocarburi su petrolio, è un mondo dove alla fine prima o poi ci si scontra con la realtà. Questa è un po' la dinamica cruciale, per cui in realtà questa dimensione per cui ci può essere sempre una soluzione di immediato periodo e a costo zero è un mondo che non è quello in cui ci si può muovere. E quindi questa dimensione del percorso che ci ha portato fino a qua e ci porterà in futuro con dei quesiti significativi per quanto riguarda questa duplice sfida, che è una duplice sfida che riguarda quella di non utilizzare più delle risorse dirette che provengono dal mondo russo, tra virgolette, e al contempo portare avanti una diversificazione decarbonizzazione che ha degli impatti molto significativi. E la prima domanda, poi lascio ovviamente lo spazio a tutti coloro che vogliono intervenire, per fortuna abbiamo un po' di tempo e visto che ci sono delle dinamiche molto concrete è giusto che ognuno possa fare le domande che ritiene. La prima è proprio un po' questo, cioè questa dimensione che ha tutte delle caratteristiche anche di ragionevolezza rispetto alla sfida del mondo del riscaldamento climatico, eccetera, eccetera. Quindi la decarbonizzazione ha una finalità ultima di
diciamo così, affrontare alcuni temi che hanno contribuito anche a alcune cause di cui faceva riferimento prima, tipo la siccità, le scarse precipitazioni, di cui abbiamo anche avuto modo di assistere in quest'estate. Però abbiamo assistito a una prima fase di questo processo dove l'emergenza climatica giustificava un po' una transizione che doveva essere anche un po' a basso costo da un certo punto di vista, almeno da un punto di vista della retorica con cui era stata in qualche modo sostenuta, a un bagno di realtà dove, come diceva lei, questo processo si è dovuto accelerare e accelerare in un contesto in cui al contempo bisogna avere a che fare con delle dinamiche di disponibilità energetica complicate dalla dimensione della guerra e della derussificazione, da un certo punto della dipendenza. Quindi questa inflazione verde, come si può dire, che è un'inflazione collegata a questo processo di riduzione di utilizzo degli idrocarburi, è un tema che non solo gli stati dovranno affrontare con della maggiore spesa pubblica, che comunque comporta peso su dei bilanci degli stati che deve essere in qualche modo affrontato in una dimensione, come diceva lei, a livello europeo, ma comunque in una qualche tipo di dimensione. E poi c'è anche il tema che ha un costo. Ecco, il primo che mi pongo, il primo quesito che volevo un po' riflettere con lei è come la sostenibilità di questo processo possa in qualche modo essere garantita e a che prezzo in qualche modo. Questa è una prima riflessione un po' per rompere il ghiaccio, insomma. Io rispondo in maniera solo apparentemente scherzosa. Io ho scritto un libro, l'ho titolato provocatoriamente Elogio del petrolio, però la cosa più importante è il sottotitolo: Energia e disuguaglianza dai mammut all'auto elettrica. Perché è importante il sottotitolo? Soprattutto è importante perché la transizione energetica non è un pasto gratis. Per carità, alla fine ben godi, tutto sole, tutto vento, la materia prima che non costa più nulla, non parliamo più di sicurezza energetica, perché però bisogna arrivarci. Arrivarci non è gratis. Arrivarci implica dei passaggi in cui il costo dell'energia comunque aumenta, sia per le famiglie che per le imprese, seppur transitoriamente. E faccio un esempio. Per stimolare rinnovabili, ogni tanto si introducono delle carbon tax o in maniera secca o come permessi di emissione. Colui che fa generazione elettrica a gas deve comprare dei permessi di emissione. Il costo di quei permessi di emissione si scarica sulla bolletta della signora Gina, perché sennò chi li ha comprati fallirebbe. No. Quindi mi permetto di ricordare che il pretesto per la venuta al mondo dei gilet gialli è stato un pezzo di tassazione sui carburanti che il governo ha definito un principio di carbon tax. Il tema reale è, insieme al sostegno statale di cui parlavo prima, quali politiche abbiamo disponibili per evitare che la transizione energetica diventi un moltiplicatore di diseguaglianza sociale. Perché se diventa quello non riusciamo neanche a farla, perché non bastano la tecnologia e il capitale a fare la transizione, ci vuole anche consenso, almeno nei luoghi dove ancora si vota. E la moltiplicazione delle diseguaglianze
crea instabilità sociale e frena lo sviluppo di una serie di processi. Impariamo dalla lezione del neopopulismo in Europa e altrove, insomma, no? Non mi sembra che con Trump si possa fare la transizione energetica, però un'elezione l'ha vinta. E quindi questo poi dovrebbe diventare uno dei grandi temi della politica. Come impedisco la generazione di diseguaglianza che in qualche modo è implicita, che in qualche modo è implicita in alcuni passaggi necessari del processo di transizione. Grazie. Ci sono delle altre riflessioni? Enrico, hai qualche commento per... Eccomi. Ma io, diciamo, rispetto a questo discorso del ripensamento delle istituzioni europee, so che non è un tema economico, più politico, ma vorrei capire a che punto è la notte, nel senso che ovviamente se sono indispensabili poi per praticare politiche di sostegno che non possono essere dei singoli stati, ma dell'Unione Europea, a che punto siamo? Cioè c'è una sensibilità diffusa politicamente? Chi sono i soggetti che possono caricarsi sulle spalle questo processo e quali sono invece i soggetti che lo ostacolano? Chiaro che insomma andiamo sulla politica, questo è inevitabile, ma mi sembra che così sia un po' una questione molto forte e centrale. Allora, io credo che se non si attiva un ripensamento che coinvolga inizialmente almeno i maggiori attori, io il giorno che l'Europa è diventata 28 ho detto così l'abbiamo tirata giù del tutto, non so come dire, no? E difatti oggi assistiamo ad un sistema, abbiamo messo in piedi un sistema dove c'è una burocrazia politicamente irresponsabile, lo dico in senso tecnico, che si pone una serie di fantasiosi obiettivi non sottoposti al giudizio popolare e poi a un'istituzione consiliare spesso paralizzata dalla regola dell'unanimità. Io ho sempre pensato che l'Europa si possa anche fare a due velocità, cioè ripartire da un'aggregazione degli stati maggiori su una qualche idea senza fare gli assemblearisti. Però sicuramente nel mondo che viene, se non unifichiamo almeno esercito, energia e territorio e un paio di altre cosine, andiamo a disgregazioni ulteriori. No? Da un lato non possiamo farcela come stati nazionali, o almeno io non credo. Dall'altro però dobbiamo in qualche modo riuscire a fare dei passi verso la federazione europea. Mi sembra un tema che non si pone a nessuno in realtà in termini concreti e questo un po' mi spaventa. Ribadendo che chi può intervenire, potete anche scrivere le domande nella chat, le leggiamo direttamente per il professore. Un'altra domanda, c'è una riflessione sulla dimensione industriale, nel senso che
un po' collegata a quello che si faceva riferimento prima, alcuni settori particolarmente intensivi in consumo energetico, come le aziende dei fertilizzanti, prodotti chimici, alluminio, in una prospettiva di ipotetica transizione energetica su fonti rinnovabili, non è così scontato trovare nel continente europeo una loro collocazione. Quindi c'è anche un po' il tema di una transizione che poi in realtà è molto meno binaria, ma molto più vischiosa, no? Molto più di compresenza di fonti energetiche alternative, perché l'alternativa è un po', come diceva anche in precedenza lei, di fronte un po' alla competizione anche della dimensione statunitense e anche alla dimensione del valore della catena di produzione di prodotti collegati, penso all'industria solare, che ha una dipendenza di produzione in termini di componenti e di materiali principalmente legata al mondo cinese. Ecco, sia in termini di evitare di, diciamo così, spostarci da quello che era una dipendenza energetica nei confronti della Russia a una dipendenza su prodotti che poi ha una dipendenza a loro volta nei confronti della dimensione cinese, sia nella dimensione invece della sostenibilità del panorama industriale, come ci possiamo riflettere, come possiamo affrontare queste problematiche? Perché se no a me sembra di cogliere un po' nelle dimensioni di principale tensione internazionale per quanto riguarda una prospettiva un po' più in là degli anni, non tanto una dimensione di conflitto tra Stati Uniti e quello che rimane, diciamo, tra mondo occidentale e statunitense e quello che rimane della dimensione russa, che in qualche modo, come adesso si vede, sta diventando un po' il junior partner di quella dimensione nei confronti della Cina, quanto più il Pacifico e questa contesa in prospettiva sul ruolo e sulla transizione multipolare tra Stati Uniti e Cina, e quindi come alla fine questa nuova dimensione di dipendenza anche su dinamiche collegate a fonti rinnovabili, per esempio sul solare, ci può esporre a anche questo tipo di complessità. Ma se... In realtà diventa un gioco che ha due principali giocatori e ci sarà sempre meno una partita per le fonti di energia, sarà sempre meno rilevante. La partita sarà sulle tecnologie di conversione e la partita sarà sulle tecnologie a valle della conversione. Allora, per giocare la partita bisogna investire. Ed è una partita molto grossa. C'è un precedente, lo cito, magnifico al contrario, il precedente, no? Verso la fine del primo decennio del secolo, i tedeschi lanciarono alla grande, spendendoci un franco di quattrini, quello che da noi poi ha preso la forma di conto energia, no? Cioè i sussidi alle rinnovabili, molto concentrati sul fotovoltaico. Da noi erano un business, da loro in realtà era una scommessa di politica industriale, perché i tedeschi erano convinti, ed era pure vero, erano convinti di avere la migliore tecnologia in sviluppo per quanto concerne il fotovoltaico. Sono stati i primi a fare thin film, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui lo Stato tedesco si è messo a sussidiare a tutta le installazioni fotovoltaiche. Il risultato netto di tutto questo è che l'industria fotovoltaica tedesca è fallita,
la Cina ha invaso dei suoi pannelli la Germania e la signora Gertrude, dato che ci sono i sussidi, è quella che paga più elettricità di qualunque altra signora in Europa. Allora, c'è un tema di dimensionamento e di collocazione. E se no accettiamo le nostre dipendenze, voglio dire, non è che ci sia molto che possiamo fare. Ripeto, se non individuando, delle possibilità di investimento e di sforzo comune, perché sono tutte cose che travalicano le possibilità dei singoli stati nazionali. Gigafactories. E con che cosa le approvvigiona le gigafactories? Però allora deve mettersi ad accelerare e ad aiutare la capacità di riciclo. Il 98% dei minerali e delle terre rare che sono in una batteria sono recuperabili per farne un'altra. Allora vai su quella nicchia lì, se vogliamo, di specializzazione, tra virgolette. E il cinese c'ha le terre rare e noi no. Allora, uno, rare è una pessima traduzione di rare, perché si chiamano terre rare perché hanno una scarsissima concentrazione nella roccia. E lei fondamentalmente deve triturare 2 tonnellate di roba per tirarne fuori 2 grammi. Processi di questo genere. Gli Stati Uniti, dice la Cina, è andata in Africa. E noi perché no? E poi va in Africa per ragioni di dominanza geopolitica o semplicemente perché quello è l'ultimo posto dove la lasceranno triturare la roccia? Io la posso garantire che se le Alpi fossero ricche di litio non lo produrremmo mai. In Congo si può. Infatti, qualche anno fa gli Stati Uniti hanno riattivato una produzione in perdita per lo Stato di terra rara. C'è il problema, non hanno fatto ancora l'investimento, perché nessun privato lo fa, per un'unità di raffinazione. Per cui fanno attività mineraria negli Stati Uniti e mandano a raffinare in Cina. Eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, pigliamocela un pezzettino alla volta e cerchiamo di capire in qualche modo quali obiettivi ragionevoli ci possiamo dare. Va bene, si capisce come questa catena di produzione globale non è un esercizio di stile, è un metodo di produzione efficiente. E quindi quando si smonta quel modello, per una serie di ragioni le più varie, ci sono poi delle diseconomie che in qualche modo bisogna affrontare. Questo è un po' il tema che secondo me manca, come quando c'era stato il picco del gas, si faceva riferimento maggiormente ed esclusivamente al fenomeno speculatorio, quando in realtà abbiamo visto che dietro ci sono poi delle dinamiche che sono brutalmente di domanda e offerta, che poi alla fine regolano i mercati, soprattutto nello scambio relativo a dimensioni privati, che diversamente c'è solo un intervento del pubblico. Ci sono altre riflessioni, altri ragionamenti, altre
quesiti che possiamo rivolgere al professore, siamo a disposizione. Sì, se possibile. Prego. Volevo tornare un attimo sull'idea di voler riporre, diciamo così, Milton Friedman, che mi trova concorde, però l'intervento dello Stato, come lo finanziamo, in deficit con il debito pubblico che abbiamo, direi che l'intervento dello Stato sta diminuendo, si sta ritirando anche dai settori tradizionali dell'assistenza, sta diminuendo il welfare state. Quindi come possiamo ancora, come dire, anche sperare nell'intervento statale, nel sostegno dello Stato? Grazie. Domanda semplice, semplice, la ringrazio. Allora, c'è un tema di rara difficoltà, che poi è il tema della politica, e cioè quanto assisto e quanto investo. Sul quale io non voglio essere praticamente un problema, però diventa anche a volte un tema di quanto butto. Io non sono un antagonista dell'idea del reddito minimo garantito, ma un reddito fatto così, per piacere, anche no. Quanti pannelli solari ci facevamo? Quindi, da un lato abbiamo un tema di razionalizzazione della spesa. Dobbiamo passare dai monopattini ai banchi a rotelle a una conversione un po' più produttiva. Dall'altro, ho citato Keynes perché lui non si occupa di assistenza, no? Fondamentalmente la sua lezione è: se tu fai con intervento pubblico le dighe negli Stati Uniti, porti l'energia elettrica in Texas, Oklahoma e da altre parti, crei possibilità di reddito e moltiplicazione di ricchezza che in termini di ricchezza nazionale ti ripagano del debito che hai fatto. Ecco, io mi limitavo a guardare quel pezzettino lì e lo guardavo nel senso di dire che, ecco, a me sembra che ogni tanto tutto si faccia per occultare i termini delle scelte che si devono fare, no? Una piccola graduatoria degli investimenti pubblici possibili, relativamente a ciascuno dei quali proviamo a immaginarci quanta ricchezza crea e poi facciamo la classifica su queste basi. No. Vedrà che qualcosa riusciamo a investire, a fare, non so come dire, no? Ecco, quindi stavo badando a quella parte. Poi mi rendo conto che c'è... ho parlato di disuguaglianza prima, per cui si immagini se non sento il tema del welfare. Lì però pongo un tema di equilibrio da un certo punto di vista. No? Allora, faccio un esempio recente. Anch'io ho beneficiato dello sconto delle accise e dello sconto in bolletta dell'energia elettrica. Scusate, limitatevi ai rischi di povertà energetica. Sarei stato di umore ancora peggiore di quello che ho avuto vedendo le bollette, però cerchiamo di essere selettivi negli interventi quando facciamo queste cose. No? Perché non lo siamo. Non ha senso. Oppure mi dici... piuttosto dico, tengo l'accisa e poi a te che sei quasi in povertà energetica, dato che non puoi andare al distributore mostrando l'ISE,
per farti fare lo sconto lì, parte della tassazione che raccolgo ci metto un vincolo di destinazione sulle situazioni di povertà energetica, eccetera, eccetera, conforme da fare. Cioè, è vero che abbiamo il debito, è vero che siamo malmessi, però io comunque penso che ci sia spazio per poter fare molto e di meglio. Se posso permettermi, lei diceva quanto butto, a me viene anche da dire quanto evado. E sembra che nessun governo di destra e di sinistra si metta a fare una seria politica di contrasto all'evasione, perché sono somme ingentissime, si parla di più di 100 miliardi l'anno, ma è veramente stratosferico. Scusi se ho... No, ecco, io sinceramente su questo non mi esprimo, perché... da un lato la mia esperienza sensibile vede un fortissimo restringimento degli spazi, no? Poi è ovvio che se tu alzi il limite del contante e quant'altro stai dando un segnale di liberi tutti, insomma, su questo non posso che seguirla, no? Io sono per la plastica obbligatoria, tendenzialmente. Aboniamo la moneta e si usa solo la plastica. Però questo detto, sono un scettico sulla misura e sul metodo di conteggio dei fenomeni. Francamente, diffido un po', no? Voglio capire cosa ci mettiamo dentro. No? E poi su questo vede anche qui un tema europeo. Una cosa su cui sicuramente si dovrebbe poter fare qualcosa. È limitare le occasioni, però bisogna mettersi d'accordo tra paesi, di shopping fiscale, no? Non può esistere che tutti vanno in Irlanda, perché un'azienda americana andando in Irlanda e vendendo in Italia non paghi tasse né qui né negli Stati Uniti. Questi sono dei macro fenomeni a cui potremmo dedicarci con maggiore attenzione. Ecco. Va bene. Solo un'ultima considerazione, poi chiudiamo. È proprio un po' rispetto a quello che stava dicendo il professore. Riguarda un po', non so se riuscite a vedere questa slide, sì. E proprio riguardo alla dimensione della spesa e alla differenza rispetto ai paesi che hanno investito dal 2021 per in qualche modo calmierare il costo di questa dell'impennata del costo dei prezzi energetici, questa era uno schema, una tabella che riportava questo costo complessivo nella sua distribuzione. Ecco, è difficile immaginare una sostenibilità, no, professore, nel lungo periodo, cioè come questa cosa può evolvere in qualche modo, e come diceva lei, nella disuguaglianza rispetto alla capacità di spesa, senza una dimensione europea è una dimensione difficilmente sostenibile. Cosa ne pensa? Non so, cioè io credo che stiamo molto spesso sbagliando conti e sbagliando priorità.
Io non riesco a vedere, quando mi arrivano dei progetti europei, non riesco a vedere una contabilità che mi dica quanto ci costa ogni tonnellata di CO2 di cui ci liberiamo, a seconda di da dove la togliamo. E vedo da parte europea una spinta all'obbligo di spesa sempre più straordinaria. Sto pensando in questo momento al portare tutti gli immobili in classe energetica D. Voglio dire, basta una piccola centrale a carbone cinese per far più danno, no? Allora, quello che voglio dire è, in qualche modo, cerchiamo di fare un'analisi costi-benefici del che fare, e cerchiamo di darci delle priorità di spesa e di intervento. Quando lei mi dice che questa situazione è tendenzialmente insostenibile, ma guardi che siamo passati dall'importare il 33% del gas dalla Russia all'8%, e ciò nonostante non siamo congelati. Il settore industriale ha avuto delle perdite, ma non a Caporetto. È ovvio che abbiamo bisogno di un'accelerazione in punto di decarbonizzazione, però c'è molto che possiamo fare per stabilizzare il corso e il decorso di quello che verrà. È semplicemente una questione di darsi delle priorità. Perfetto. Va bene. Allora, aspetti che provo a capire adesso come uscire. Questa è la parte più difficile. Vabbè, vediamo come si fa. Dovresti vedere un interrompi condivisione in rosso da qualche parte. Ok, allora adesso qua interrompi. Vabbè, nel frattempo, comunque, al di là della mia capacità di uscire da questa dimensione, ci sono delle domande ulteriori per il professore, se no arriviamo alla chiusura. Va bene, allora io non penso di riuscire a interrompere la condizione. Ecco, sì. Ce la fa, in maniera brutale. Complimenti. Fai di sperare, vedi? Alla base, non ho tolto la condivisione, ho proprio chiuso l'applicazione. Quindi non so, Enrico, siamo giunti, direi, alla, alla conclusione. Ti lascio chiudere, che ho già parlato fin troppo. Ma se non ci sono domande dell'ultimo momento, direi che il quadro proposto è sicuramente stato molto stimolante e produrrà delle riflessioni anche oltre le due ore che abbiamo trascorso con il professor Nicolazzi, che direi nella sua esposizione ci ha lanciato dei bei macigni, no? A partire proprio, io torno a vedere questa prospettiva europea e così, insomma, con qualche disillusione, nel senso che purtroppo, come ha sottolineato anche lui, nessuno si pone il problema della federazione europea, cioè l'obiettivo, non il problema, l'obiettivo. E quindi c'è un po', credo, un ritardo di una politica che guarda molto al proprio ombelico elettorale e non ha forse una grande strategia in questo momento. Speriamo che magari salti fuori qualcuno in questo senso a breve. Comunque, dal punto di vista proprio organizzativo, la lezione, per chi è arrivato un po' dopo, potrà essere a breve rivista
metteremo a disposizione il link per tutti gli iscritti e poi credo che se ci sono ancora delle cose che possono essere possono costituire momento di dialogo, scrivendo a Michele Gaietta, magari possiamo comunque tenere acceso il collegamento con il professor Nicolazzi per eventuali ulteriori, diciamo, delucidazioni. Quindi io chiuderei qui dando l'appuntamento al 16, abbiamo il secondo incontro. Ringrazio davvero di cuore il professor Nicolazzi, Michele per il progetto che ha messo insieme per l'istituto e quindi auguro buona serata e naturalmente ribadisco appuntamento al 16 di febbraio.